Oggi voglio fare un video diverso, voglio svelarvi come cambiare gli altri, perché cambiare gli altri si può. Perciò seguitemi fino alla fine e scopriamo insieme come si fa. Vi ho detto che sarebbe stato un video differente e così inizio facendovi subito una confidenza. In tutta quanta la mia vita c'è sempre stato qualcosa che avrei voluto cambiare. Quando ero piccolo, per esempio, avrei voluto avere una famiglia più unita, più serena, una famiglia più felice. Oppure crescendo avrei voluto prendere sempre 30 all'università, così come poi avrei voluto trovare un lavoro fighissimo, come per esempio fare il pilota di aerei oppure l'astronauta. Avrei voluto guadagnare di più e ancora adesso c'è qualcosa che io cambierei volentieri, come per esempio avere l'opportunità di potermi pettinare tutte le mattine oppure essere più magro e di sicuro una casa più grande. Quindi lo ammetto, ho sprecato una miriade di tempo per cercare di capire come cambiare le cose che non mi piacevano, che non funzionavano oppure che mi frustravano. E badate bene che ho detto sprecato il tempo, perché in realtà ho utilizzato soltanto tre strategie che conosciamo tutti quanti e tutti quanti, chi più o chi meno, le mettiamo in pratica. La prima fra tutte è sicuramente la lamentela, che io chiamo anche cultura del lamento. Lo so benissimo che tutti quanti abbiamo almeno un motivo per cui lamentarci e alcune volte ci lamentiamo a torto, ma molto più spesso, lo so, ci lamentiamo a ragione. Ma lo facciamo in pubblico, lo possiamo fare in privato confidandoci con un amico e addirittura potremmo farlo anche nella nostra cameretta, ma rimane sempre una strategia fallimentare. Perché se gli lasci spazio alla lamentela, questa ti paralizza, ti immobilizza e addirittura ti fa concentrare sul problema in un modo sbagliato, perché ti mette nella condizione di aspettare che arrivi qualcun altro a risolvere il problema oppure che arrivi qualcun altro a cambiare quelle cose che non ti piacciono, e a te lascia soltanto la medaglia della vittima. Perciò se aspetti compassione oppure pietà va benissimo, però tanti auguri. La seconda strategia invece è quella di imporsi sugli altri, perché i nostri bisogni sono più importanti dei bisogni degli altri, vengono prima di tutto e addirittura consideriamo i nostri bisogni come gli unici bisogni che devono essere presi in considerazione. Però attenzione, perché finché continuiamo a mantenere questo atteggiamento egocentrico, secondo cui tutto quello che non funziona, tutto quello che non ci piace è responsabilità di qualcun altro e vediamo negli altri dei tiranni, dei persecutori che violano la nostra vita e i nostri diritti, noi continueremo a vivere una vita fatta di resistenze e di ostilità. E poi c'è la terza strategia, quella strategia che è l'esatto opposto di quella precedente, dove noi reprimiamo, soffochiamo oppure addirittura ignoriamo i nostri bisogni, e questo lo facciamo per la paura di un conflitto oppure per la paura di non essere accettati. E nel dubbio diventiamo dei buoni intrattenitori piuttosto che ricordarci chi siamo e diventiamo vittima quasi dell'immagine che la gente ha di noi. Non è ignorandoci che aggiustiamo le cose, nel tentativo di accontentare tutti quanti finiremo per scontentare tutti, compresi noi stessi. Queste sono le tre armi che conosciamo tutti quanti fin da bambini per affrontare tutte quante le crisi o tutti quanti i problemi che dobbiamo affrontare nella vita. E questo riguarda il lavoro, ma riguarda anche le relazioni sociali e le relazioni personali. E ammetto anche di avere fatto abuso di queste strategie, addirittura in maniera direttamente proporzionale alla gravità delle crisi che ho dovuto affrontare nella mia vita. Poi però è successo qualcosa, esattamente il mio trasferimento di lavoro in un'altra città, che è coinciso anche con il primo lockdown, che io ho passato a lamentarmi, a prendermela con gli altri per il mio trasferimento e soffocando però tutto quello che provavo dentro, quindi accettando tutta quanta questa situazione senza dire nulla, per paura di non essere compreso oppure peggio di essere frainteso.
È stato proprio in quel momento che io ho deciso di cambiare prospettiva e di guardarmi da fuori, di guardarmi come se io fossi un'altra persona. E ho deciso proprio in quel momento di considerarmi io stesso la causa di tutto quello che non mi piaceva, di considerarmi io stesso la causa di tutto quello che non andava. Basta alibi, basta scuse e soprattutto basta capri espiatori. Ok, mi hanno trasferito, ma cosa avrei potuto fare io per evitare questo trasferimento? Forse impegnarmi di più o magari essere più efficace e provare anche ad ampliare o aumentare le mie competenze. E questo vale anche e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Perciò ho esattamente cambiato la mia domanda. Non mi sono chiesto più perché a me, ma mi sono chiesto esattamente cosa posso fare per migliorarmi. E dall'atteggiamento di imposizione dei miei bisogni sono passato ad esprimermi in maniera assertiva, che è una parola che è poco conosciuta e spesso viene anche male interpretata, perché assertività non significa imporsi, ma significa scegliersi, significa cioè cominciare a vedere e a trattare gli altri così come vorremmo essere visti ed essere trattati noi, perché i nostri bisogni sono importanti quanto i bisogni degli altri. Perché la vita non è una guerra dove io vinco soltanto se perdi tu. E quindi il segreto per cambiare gli altri è cambiare noi stessi. Il segreto per cambiare gli altri è cambiare se stessi. Perché cominciare a guardare e a trattare gli altri in maniera differente farà sì che gli altri ci guarderanno in maniera differente e si comporteranno anche di conseguenza. Quello che non funziona, quello che non ci piace, non cambia da solo. E quindi il segreto è fare e non subire. E l'unica arma che veramente abbiamo per cambiare il mondo ce l'ha svelata Gandhi. Sì, il cambiamento che vuoi essere nel mondo, proprio perché sono le azioni quelle che contano e dobbiamo tramutare i nostri pensieri in azioni. Perché il cambiamento che vogliamo vedere negli altri parte da noi, dai nostri gesti, dalle nostre azioni, dai nostri pensieri, da tutto quello che facciamo, dalle cose più insignificanti alle cose più importanti, dal chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti al saper dire di no. Lo so che non è facile, ma assolutamente non abbiamo altra scelta, a meno che non vogliamo sederci e aspettare che qualcosa cambi da sola, ma in quel caso è culo, ma per la legge di Murphy di sicuro non toccherà a te. Ciao, alla prossima!